Enrica Mascitti, com'è ripartire dopo un lutto e dopo la zona rossa? È difficile, però l'ho detto prima, con l'aiuto del mio paese se la fa. La mancanza si sente, è difficile il lutto, ma è il modo, cioè proprio come passare dal lutto a poi una zona rossa e poi un furto, perché ho subito anche il furto qui, quando eravamo tutti in quarantena, però ci proviamo. È difficile perché ovviamente non è che non lavoro io, non lavora nessuno, lavoro con la gente del mio paese e questo mi basta. C'è tanta paura ancora, però c'è tanta voglia di ripartire. Anche per mio fratello che ha creato tutta questa situazione, non poteva morire nell'anonimato, insomma, e avere una semplice... Però va bene così. Mi va di sorridere, voglio essere positiva, voglio ripartire. Ne ho bisogno per me, per mio figlio, per mia famiglia, per il mio paese. Questo paese senza il bar aperto è morto. Speriamo bene. Per quanto riguarda invece il coronavirus, la morte di suo fratello... avrà degli strascichi giudiziari oppure no? Allora, di questo lei sa benissimo che non posso parlare, però le dico una cosa, anche tornando indietro io farei la stessa identica cosa che ho fatto, perché con il silenzio avremmo fatto il funerale il giorno dopo e forse dopo una settimana avrei anche riaperto il bar e tutto tornava nella normalità e forse i decessi ci sarebbero stati dopo. A tornare indietro farei esattamente quello che ho fatto e quindi denunciare questa cosa, richiedere un tampone, ma non perché si pensava al coronavirus, non ci pensavo, però avevo tanta paura. Quindi per me è stato giusto fare così, la paura c'è, gli strascichi giudiziari tutti hanno fatto qualcosa per... Io una cosa sola voglio dire, che... La sanità ci aiuta da una parte, ma dall'altra non ci supporta. Solo questo e basta.